Forza Mia dal titolo all'album ed è anche naturalmente la canzone vincitrice della 59esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, una grande emozione, immagino che te l'abbiano chiesto tutti, quindi io vorrei insomma un po' bypassare questo argomento perché ho letto tutte le tue interviste, eri molto emozionato, anche se devo dire che sul palco non lo davi molto a vedere. Eh sì, lo e so. E questo insomma... Anche questo mi dicono. Sì, ma è positivo perché insomma bisogna comunicare sicurezza. Mi sono fatto trasportare dall'energia della canzone, come tu avrai sentito, è molto carica. Sì. Non potevo stare fermo e guardare insomma così sparato, dovevo dare un segno di forza, nonostante l'emozione. Non è stato facile, ci siamo riusciti, dai. Ci siete riusciti e avete portato a casa il risultato. La forza tua, insomma, io ho sentito anche che hai detto che è una canzone in particolare questa, tutto l'album che è un po' declinato sul tema dell'amore in tutte le sue sfaccettature, ma in particolare la forza mi è dedicata al tuo pubblico, ai tuoi fans, a, diciamo a tutti quelli che ti hanno sempre sostenuto, e così. Esatto, sì, sì, perché quando io ho fatto il primo disco di, appunto, di cover, Ti rincontrerò, si titolava, esatto, che mi ricordo con molto affetto perché era il mio primo album. Per un cantante, se riesce a fare, che ne so, 20-30 mila copie emergente, può essere un buon risultato. Certo. Anzi, ottimo, direi. Ai giorni nostri proprio si direbbe oro. Oro volato. Invece mi ero fatto fare nello scorso disco, era un disco di d'oro in una settimana. Insomma, in 4-5 mesi mi hanno fatto fare 130.000 copie, che sono tantissim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 
devo ringraziarli, perché è doveroso farlo, cioè. Beh, certo. E così, come promesso, ho fatto. Dopo torniamo a parlare di Ti rincontrerò, ma intanto vorrei, dato che abbiamo appena visto anche il video La forza mia, vorrei sapere che cosa ne pensi, questa è una domanda un po' che facciamo a tutti gli ospiti che vengono a territorio italiano, del significato del videoclip. Cioè, il videoclip secondo te che cosa deve rappresentare, che cosa deve essere? Deve essere un veicolo promozionale per la canzone, quindi diciamo uno spot in qualche modo, no? Oppure può avere una sua dignità artistica, una piccola opera d'arte firmata dal regista, in questo caso con il quale tu hai lavorato? Beh, deve essere un'opera d'arte, deve essere coerente con il testo, con le parole, una storia insomma che abbia attinenza assolutamente. È normale che un'operazione di promozione c'è. Cioè, perché deve attirare lo sguardo dello spettatore quando sta facendo zapping e magari vede un'immagine particolare, è bello, coreografico, è bello per tutti da vedere, da sentire si spera. Da sentire si spera. Senti, mi avevano detto che non parlavi, invece mi sembra che questa cosa non sia assolutamente vera, no. Mi pare che tu abbia molte cose da dire, le sono molto chiare. Sì. Beh, questo vabbè, sicuramente lo potrà dire chi ti ha seguito magari più nel dettaglio, insomma, in quella nota trasmissione che ti ha lanciato, ma adesso direi di andare a vedere il video di uno di quelli che degli artisti che penso sia un tuo mito, anche se non è solamente un tuo mito, è un mito un po' di tutti, Vasco Rossi. È grande.